Ciao ragazze e ragazzi e bentornati non sulla penultima verità ma sul canale, il canale di mia moglie, ma ben sapete che a Natale c'è una tradizione fantastica, cioè è iniziata l'anno scorso ma è già diventata una tradizione, cioè quella del mio video sui 10 regali di Natale per lui, quindi non tanto per voi trucchine che bene o male avete sempre delle liste di regali chilometriche che parlano di blush, palette, rossetti e tante altre bellissime cose, ma quanto per noi, perché voi siete sempre un po' lì che non sapete cosa regalerò al mio fidanzato, cosa regalerò a mio marito, cosa regalerò al mio amico, al mio amante, al mio cognato. E quindi ecco 10 idee che cercano di spaziare un po', diciamo, sono idee per tutte le tasche e spero anche per tutte le tipologie di uomini, quindi spero di darvi un po' di ispirazione. E partiamo dalla prima. La prima idea regalo Natale per lui è una cassa wireless per la bicicletta, però, perché vabbè, di casse wireless per sentire la musica, Bluetooth più che wireless, è pieno il mondo, ne avrete centinaia a casa, ma però è una cosa abbastanza diffusa. Diciamo che se avete un fidanzato, comunque volete fare un regalo a una persona che ama andare in bici, può essere un'idea carina. Si attacca dove c'è il manubrio e permette di sentire la musica anche mentre si va a fare la passeggiata in bici, il giro in bici. Certo, magari non è adattissima, o meglio, non lo so, a chi fa proprio il ciclista super professionista che va per fare il tempo migliore, però diciamo che per tutti quelli un po' meno fissati, ma che comunque amano andare a fare il giro in bici il sabato, la domenica e quant'altro, può essere un modo carino per sentire la musica, ecco, mentre si è in giro. Il secondo regalo, la seconda idea di regalo di Natale per lui è un videogioco, ragazze, perché volete fare un Natale senza un videogioco. E che videogioco? Red Dead Redemption 2. Ora voi direte, cos'è Red Dead Redemption 2? Che è un po' come quando voi dite c'è la nuova palette di Huda Beauty a vostro marito. Il vostro marito vi guarda e vi dice cos'è Huda Beauty? Ecco, Red Dead Redemption 2 è un gioco che è uscito un mesetto e mezzo fa, ambientato nel West, e dai creatori di GTA, Grand Theft Auto, ed è un gioco assolutamente favoloso, fantastico, ne hanno parlato tutti, mi si illuminano gli occhi parlarne e spero tanto di fatti che sia sotto il mio albero di Natale. È un gioco che se la persona a cui volete fare il regalo è un amante dei videogames, vi conviene accertarvi che non ce l'abbia già. Però non è uscito da tantissimo, quindi state abbastanza sicure che se non dovesse averlo e ama i videogiochi, andate sul sicuro e fate un acquisto super azzeccato. La terza idea regalo di Natale per lui è una roba tamarrissima, ragazzi, una tamarrata pazzesca. L'accappatoio di Rocky Balboa. Ora, guardate quanto è bello. Rocky Balboa credo che sia l'idolo indiscusso di qualsiasi ragazzo, uomo, bambino che abbia visto i film, quindi penso tutti, il 99,9% della popolazione. E è una tamarrata, ma è anche un qualcosa di utile, perché tante volte si regalano delle stupidate che sì, fanno ridere, due risate, due banane, due canzoni e poi finiscono nel cassetto. Un accappatoio di questo tipo sicuramente verrà usato. Se va a giocare a calcetto o a qualche attività con gli amici se lo porta sicuramente e sarà l'invidia di tutto lo spogliatoio. Ma in ogni caso è sicuramente un qualcosa di gradito e simpatico. Trovate, se magari per caso non vi dovesse piacere Rocky, se su Amazon scrivete accappatoio Superman, accappatoio Batman, ne trovate anche di altro tipo. Ma io vi consiglio di stare su Rocky, perché anche il suo perché il diciamo l'indumento con cui lui entrava sul ring, quindi evoca anche delle emozioni bellissime per noi amanti di Rocky e del pugilato. La quarta idea regalo di Natale, ragazze, è un libro. Non poteva mancare un libro, è un libro per un uomo, un ragazzo, comunque per un lui, amante della politica, in particolar modo della politica americana. Il libro è uscito da pochissimo, da un mesetto, e lo trovate specifico solo su Amazon, quindi non andate in libreria perché purtroppo non si trova. Il libro si chiama Papà fammi una promessa ed è un libro scritto in America da Joe Biden. Ora, chi è Joe Biden in brevissimo, se non doveste saperlo? Joe Biden è stato per tutti gli 8 anni della presidenza Obama il vicepresidente degli Stati Uniti. Lui ha una storia particolarissima alle spalle, perché lui quando era senatore da poco negli anni 70 perse in un incidente stradale la moglie e la figlia, e gli altri due figli restarono in ospedale per un bel po' di tempo. Quindi una vita molto particolare. Lui, per intenderci, la stazione del paese in cui vive è dedicata a lui, perché lui per 30 anni è andato in Senato in treno tutti i giorni, ritornando poi da Washington a casa la sera per non lasciare i figli da soli, quindi per non far sentire loro, nonostante l'assenza della madre, per non farli sentire abbandonati. E cosa è successo? È successo che è diventato poi vicepresidente dell'amministrazione Obama,
E il libro è ambientato quando? È ambientato negli ultimi, diciamo, 2 anni di presidenza Obama, quando lui stava pensando da un lato di candidarsi come presidente e probabilmente avrebbe avuto delle discrete chance di successo, sia di battere Hillary alle primarie che di diventare presidente. Poi queste sono cose che non sapremo mai, non ci sarà mai la controprova, però diciamo era una candidatura forte e soprattutto purtroppo è l'anno in cui uno dei suoi 2 figli si ammala, scopre di essere malato di tumore e muore, viene a mancare, quindi non c'è il lieto fine in questa storia, però lui ripercorre tutte le tappe, quindi questo intreccio tra vita familiare molto, molto difficile, una situazione quindi veramente toccante, però al tempo stesso ci sono tutti i suoi incontri a livello internazionale, tutte le attività che lui fa come vicepresidente e allo stesso tempo una campagna elettorale che lui sta decidendo di mettere in piedi, perché il titolo Papà fammi una promessa si riferisce diciamo a una promessa appunto che lui fa a suo figlio prima che muoia, un po' prima che muoia, che una gliela faccia in punto di morte. È un libro che è stato tradotto, tra l'altro ci tengo particolarmente, da Francesco Costa, che è il vice direttore del Post e che è uno dei miei giornalisti preferiti in assoluto, quindi ci tengo doppiamente, sia perché è un libro molto bello se una persona appassionata di politica, che perché merita anche il traduttore, ecco, sicuramente. La quinta idea regalo è la borsa da viaggio con armadio, ragazzi, una roba tra il tamarro e lo stupendo. La vedete qui, praticamente è una borsa weekender che ha un suo armadietto all'interno, quindi permette cosa? Di avere già tutti i tuoi vestiti belli organizzati, di modo che tu arrivi a destinazione, apri, opla, estrai e sei già lì bello pronto, non devi neanche stare a risistemare la roba. È un qualcosa di che probabilmente va bene anche per voi, però in questa versione nera così è molto bella, molto da uomo, diciamo, secondo me. Poi va bene per tutti. Ed è sicuramente un regalo gradito, soprattutto per chi magari viaggia tanto per lavoro, è sempre in giro e si trova un qualcosa di già organizzato. Sicuramente un altro regalo di tipo utile è anche bello, che quindi non viene visto un secondo e poi abbandonato lì a se stesso a prendere la polvere e riciclato l'anno dopo. Quello speriamo di no per nessun regalo, però borsa da viaggio con armadio. La sesta idea regalo, ragazze, è un'idea regalo che mi farà fare brutta figura perché non so come si pronunci. Credo sia Amazon Echo, leggendolo così, magari è un'altra pronuncia, tipo esotica, Echo, qualcosa così. Comunque per me è Amazon Echo. È uno strumento che è uno dei primi passi, magari tra 10 anni rideremo di questo Amazon Echo, però è un primo passo verso una domotizzazione dell'abitazione. Quindi è uno strumento di Amazon interattivo, un dispositivo elettronico che permette da un certo punto di, diciamo, una funzionalità è quella di connettere tutti i dispositivi smart che sono presenti nella casa e di contro come altra funzione ha quella di interagire, gli si possono richiedere, intanto è arrivato il gatto nero, è arrivato Golf, gli si può richiedere di ad esempio tu gli parli e gli dici ehi ecco mettimi questa canzone su Spotify, tu l'avevi collegato prima e lui ti trova tutto. Quindi diciamo una sorta di assistente virtuale per la casa, mettiamola così, un qualcosa molto da geek e la cui utilità in questo caso è un po' dubbia, secondo me siamo ancora a quelle fasi embrionali in cui è più bello da avere che altro, cioè io lo vorrei tantissimo per intenderci, anche se probabilmente lo userei 5 volte. Se avete un lui che è molto appassionato di tecnologia, però con questo Amazon Echo, secondo me farete, sempre che si chiami Echo, farete una gran bella figura e sarà quantomeno contento, sarà soddisfatto, perché secondo me, se è amante della tecnologia e non se l'ha ancora presa, è una di quelle cose che tutte le volte lui vede e dice cavoli, però lo devo prendere. La settima idea regalo, ragazze, è un pack di birre dal mondo. Sono 12 birre che vengono da tutto il mondo e quindi fanno la loro scena e sono sicuramente un regalo gradito per un lui che è amante appunto della birra. Non era neanche da specificare. Sono particolari, le trovate su Amazon, possono essere, ripeto, un regalo simpatico e un po' diverso dal solito perché non è il classico regalo di Natale neanche questo e ripeto non c'è bisogno di essere dei super esperti, un qualcosa che anche chi ama bersi una birra con gli amici se la tira fuori la volta che gli amici vengono a vedere la partita e dice guardate che cosa ho, 12 birre diverse, vediamocele tutte insieme. Insomma è un regalo abbastanza leggero che va bene anche per una persona con cui si ha un rapporto stretto ma non strettissimo, ecco, è sicuramente un altro regalo che può far piacere a chiunque, ecco, non regalatela magari al vostro cognato astemio perché vi guarderebbe e vi direbbe ma tu forse
non devi fare proprio la personal shopper nella vita. Però a parte quello, scherzi a parte, è un regalo che può sicuramente essere apprezzato. Se la dovrebbero bere anche i miei gatti che litigano dietro, così si calmerebbero un po' con un po' di alcol in corpo. L'ottava idea regalo, ragazze, è una console, un retro gaming, una console o il Super Nintendo o il Mega Drive, che sono delle console da gioco di fine anni 80, inizio anni 90, alle quali chi è della mia generazione, quindi chi è nato tra fine anni 70, inizio anni 80, è sicuramente affezionatissimo, perché ci abbiamo passato pomeriggi, nottate, mattinate, dicendo alla mamma che avevamo la febbre e non potevamo andare a scuola, invece stavamo lì a giocare. Quindi è un po' un tuffo nel passato. Ha un prezzo abbastanza contenuto, quindi si trovano da 50, 60, 70 euro e hanno praticamente già caricati tutti i giochi dell'epoca. Quindi sono un qualcosa che tu glielo dai, se lo mette lì, quando c'ha voglia lo usa. Anche lì, se è un amante dei videogiochi, sarà sicuramente apprezzato, perché potrà appunto fare un salto nel suo passato. A me viene da sorridere solo a pensare a tutti i videogiochi a cui ho giocato e a cui potrei rigiocare. Chiaro che non si passerà più le nottate perché magari ha una console più bella, qualcosa di più bello. Però è anche una cosa, ripeto, carina per ricordarsi di com'era, com'erano i giochi. E anche quando vengono gli amici, magari per farsi una partita a quel gioco del calcio a cui giocavamo 20 anni fa e che nelle nostre memorie era stupendo perché era la grafica più avanzata e che adesso possiamo rivedere di calcio piuttosto che un qualsiasi altro tipo di gioco. Quindi è un regalo carino, anche in questo caso dovete essere abbastanza certe che sia appassionato di videogiochi e soprattutto che sia sopra una certa età. Se la regalate a un ragazzo di 20 anni che quindi non ha la componente affettiva dietro, probabilmente ve la tira in testa. Ma se già dai 30-32 anni in su, secondo me è un regalo che può piacere molto. La nona idea regalo, ragazze, vi sorprenderà proprio perché direte questo è impazzito, è un bonsai. Allora, il bonsai è un regalo che secondo me può essere bello se avete un lui un po' riflessivo, un po' introverso, che ha bisogno di meditare, perché dietro al bonsai c'è una filosofia pazzesca, quindi non vi so consigliare, non essendo io un esperto, dove comprarlo, ma facendo un po' di ricerche online vedrete che ce ne sono di tutti i tipi. E magari regalategli anche insieme un libro sui bonsai, se ne trovano anche lì su Amazon tantissimi, in cui viene introdotta la filosofia che sta alla base, come tagliarli. Io ricordo quando ero bambino che mio papà, ad esempio, aveva un bonsai bellissimo e passava, le ore magari no, però ci passava tanto tempo, perché è un qualcosa di, ripeto, che ha un significato dietro e che ti permette di passare del tempo in tranquillità, un po' meditativo il bonsai. Ripeto, cercate di, allora, se poi è proprio una persona che non ama le piante, non ama niente di questo tipo, è ovvio che non è il regalo per lui. Però se è un qualcuno, ripeto, con un minimo di pollice verde, può essere un regalo che piace, un po' diverso dal solito, perché sfido voi a dirmi chi di voi ha mai visto regalare sotto l'albero un bonsai. Cioè, se una trucchina o un trucchino ha ricevuto un bonsai per Natale, me lo scriva qua sotto perché resterei decisamente sorpreso. Chiudiamo con la decima idea regalo di Natale. La decima idea regalo di Natale, secondo me, è molto semplice, ma anche molto sottovalutata. Allora, se ricordo bene, l'anno scorso vi avevo messo tra i consigli Netflix, un abbonamento a Netflix. Ma come si diceva una volta, non di solo Netflix vive l'uomo. Oramai ci sono una miriade di servizi di streaming adatti veramente a tutte le nicchie, a tutti gli interessi. Cioè, al di là di Netflix, al di là di DAZN, al di là di Amazon Prime con i video, ci sono, ad esempio, tutti gli sport americani hanno un loro canale, quindi io, ad esempio, se trovassi sotto l'alberello un bigliettino con scritto un anno di abbonamento a NBA TV, sarei l'uomo più felice della terra. L'NBA è la lega di basket, c'è sul baseball, con Major League Baseball, sull'hockey, ma non ci sono solo di sport. Poi io, essendo appassionato di sport, magari sono quelle che conosco meglio. Ad esempio, c'è un servizio a pagamento che si chiama, credo, Mubi, che dà la possibilità di avere 30 film d'autore, quindi film abbastanza particolari, non i film sulla fine del mondo con gli asteroidi che cascano sulla Terra che vedi su Netflix, ma film cinema di un certo tipo. Insomma, partite da quella che è la passione della persona a cui volete fare il regalo e provate a vedere se c'è qualche servizio online di streaming. Potreste trovare qualcosa, anzi
quasi sicuramente troverete qualcosa di adatto e che gli permetta di godersi un po' di tempo guardando qualcosa che gli piace veramente, perché tante volte si spende del tempo, si passa del tempo davanti alla televisione guardando quello che c'è, quando oramai veramente ci sono tantissimi servizi. Ad esempio NBA.tv mi piaceva, l'ho avuto per un paio d'anni, perché comunque in un secondo hai accesso a tutte le partite, le sintesi, i programmi e tutto quanto. E ce ne sono, ripeto, per tutti i gusti e per tutte le passioni. Quindi non solo Netflix, ma un servizio di streaming online tarato sulle passioni della persona a cui fate il regalo. Queste, ragazze, erano le mie 10 idee di regalo per Natale. Adesso sono con gli articoli, mi sono un po' incasinato. Comunque per lui, spero che vi siano piaciute. Ditemi cosa ne pensate e ditemi anche sotto nei commenti quali sono le vostre idee regalo, perché così nasce magari un dibattito e si possono trovare anche delle idee che vanno al di fuori di queste 10. Noi ci vediamo domani con un altro video, con un altro vlogmas, anzi penso più tardi con un altro vlogmas, adesso non so qual è la programmazione di mia moglie, e ci vediamo tra un anno con la tradizione dei 10 regali di Natale per lui. Ciao ragazzi!